Tutti uniti per dire no allo spostamento degli autobus da Tiburtina ad Anagnina. Amministratori locali, abruzzesi e laziali hanno indossato per l'occasione una spilletta d'ordinanza per mostrare la propria contrarietà alla scelta contenuta in una delibera della Giunta Capitolina che prevede una spesa di 600.000 euro per il nuovo hub. Il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, ha definito la decisione dell'amministrazione Raggi sbagliata perché aumenta di molto il tempo di percorrenza delle decine di migliaia di persone che ogni giorno vanno e vengono fra Abruzzo e Lazio. Se la decisione non viene modificata, ha continuato Lolli, inizieremo una protesta più energica. Presenti alla manifestazione anche il presidente del gruppo capitolino di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, che ha auspicato dialogo con la giunta romana, e poi il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis, che invece ritiene indegno non riuscire a parlare con la sindaca oppure con un assessore. Durante il sit-in di questa mattina, che si è tenuto proprio davanti alla stazione Tibus, il Consiglio Comunale dell'Aquila si è riunito in maniera simbolica. Per il vice sindaco Guido Liris non può essere permesso al sindaco di Roma di ferire nuovamente il nostro territorio. Contrari allo spostamento del terminal bus anche le confederazioni regionali di CGL, CISL e UIL, che hanno appoggiato la manifestazione di protesta di questa mattina. Secondo i segretari generali Sandro Del Fattore, Leo Malandra e Michele Lombardo, un provvedimento come quello messo in campo dalla Giunta Raggi andrebbe ancora una volta a penalizzare pesantemente i cittadini abruzzesi e nello specifico coloro che intendono o debbano necessariamente avvalersi della mobilità collettiva per trasferirsi verso la capitale. Il provvedimento, che sia definitivo o temporaneo, continuano le confederazioni regionali di CGL, CISL e UIL, andrà inevitabilmente a peggiorare le condizioni di migliaia di pendolari, aggravando i disagi che si stanno subendo rispetto alla messa in sicurezza delle autostrade A24 ed A25. Yes, not really.